Ma noi come ci approcciamo alle informazioni su internet? Sembra una domanda banale, tipo, basta trovare le fonti autorevoli. Però l'altro giorno mi è successa una cosa che, boh, mi ha fatto strano, perché mi ha fatto chiedere, diavolo, quali sono le fonti autorevoli? Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo, un podcast che esce ogni domenica e ogni mercoledì alle 7 della mattina. Allora, non voglio fare ricduver della situazione, ma l'altro giorno stavo scorrendo su Facebook e mi è apparso davanti questo post. Mi sono trovato davanti un post dove si diceva che una calciatrice trans da quel momento avrebbe fatto parte della squadra femminile. E da una parte il mio cervello ha detto: oh no, un argomento polarizzante. Dall'altra, sarà interessante. Io sono tendenzialmente neutro su questa cosa. Visto che io sono ignorante in materia, non so veramente nulla, non sono neanche uno che si interessa a questo tipo di argomenti. Ho detto: ok, apriamo i commenti. Perché lo so che è un argomento polarizzante, ma sicuro avrò degli spunti interessanti per farmi una mia idea. Mi sono ritrovato davanti due fazioni che litigavano. Ok, Bruno, è una cosa normale? Sì, è una cosa normale, come mi aspettavo. La cosa è che litigavano in modo molto più alto di quello che mi sarei aspettato. Vabbè, ignorando le solite piccole persone che si insultano, è ok, quelle ci sono. La cosa che mi ha dato davvero da pensare, mi ha fermato per buoni 5 minuti, è stato che da una parte c'era qualcuno che diceva: genetica, gli uomini più forti, struttura muscoloscheletrica, informati! E dall'altra un: la terapia ormonale, la struttura muscoloscheletrica è modificabile se si effettua la terapia giovani, ci sono donne più forti comunque, informati! Ok, quindi ste persone mi invitano ad informarmi. Che è ok, suppongo, cioè è giusto informarsi e farsi la propria idea. Ma tra l'invito Vossignoria ad aggiornare le proprie informazioni riguardo al supracitato argomento e il: sei una capra ignorante, informati bestia di sangue. C'è differenza, molta differenza. Ci sono tantissime sfumature che facciamo fatica anche a cogliere noi umani. Faccio l'esempio dell'informatica. Se questo argomento lo rapporti a una mera e banale identità digitale, la questione sarebbe molto sfaccettata, perché da una parte avresti quelli che ti dicono l'identità digitale è una boiata incredibile per questo e questo motivo, e dall'altra che ti dice: no, va implementata ovunque per questo e questo motivo. Io da addetto ai lavori so che in realtà la realtà sta nel mezzo e che bisogna comunque capire le motivazioni da una parte e dall'altra che ci sono e sarebbero da destrutturare in modo da comprendere appieno cosa voglia dire identità digitale, eccetera, eccetera. Non dilunghiamoci, questo è un argomento stra-interessante, ma non è la sede. Comunque, c'è differenza tra questi due modi di argomentare e in questo caso erano più orientati sulla seconda. E questo mi ha dato molto da riflettere perché allora dov'è che è giusto informarsi? Perché non so se l'ho detto, ma ste persone si linkavano articoli. Articoli che avevano l'HTTPS, articoli che non avevano un dominio tipo .altervista o strano, no. Sembravano attendibili, avevano delle robe attendibili. E per me, non medico, quella roba lì è tutta vera. Se mi parli in medichese, io ci credo. E non so, ancora oggi, non so cosa sia giusto, dove sia giusto. L'unico mio approccio è: boh, ok, basta che siano contenti tutti, non mi interessa entrare nel merito nella politica della questione, basta che siano felici tutti, non mi importa. Perché non posso fare altro, perché non posso avere informazioni più dettagliate, perché se no non capisco nulla, non riesco a disgregarle da tutta la mia testa. Io da ignorante materia, cosa posso fare? Cosa devo fare? Perché su internet c'è tutto e il contrario di tutto. E se non ho una base di competenza, non posso arrogarmi il diritto di avere un'opinione. Perché non ho sotto mano niente di quella cosa. Motivo per cui mi stanno molto antipatici i guru su internet. Quelli tipo: tu non sai niente, io so tutto perché ci sono passato. Non credo che funzioni così, signor tizio. Perché comunque, ok, ci sarei passato, ma la cosa è un po' più complicata di così. È come inveire contro immuni perché, io ci sono passato e non puoi segnalare la positività, quindi l'app fa schifo. Non fa schifo l'app, però quando provi a fargli notare arriva l'odio, no? E quindi mi sono
sono arrivato alla conclusione che non voglio far sentire gli addetti ai lavori male per le mie opinioni. Quindi mi taccio su quello che non conosco, perché io non parlo di cose che non conosco. Cito. Però internet è diverso. Internet funziona perché tu hai letto un articolo su Facebook e hai la verità in tasca. E non è ok, però così spieghi l'utilità, cioè, così spieghi la nascita come funghi dei complottari. E non dico complottisti perché a quanto pare a quelli gli sta sulle palle. Cioè, per dire, l'altro giorno ho usato complottisti e uno mi ha detto: oh, complottisti sono quelli che parlano di complotti che esistono, i complottari di complotti palesemente finti. Tipo? Tipo le Torri Gemelle sono complottisti e invece i tartariani sono complottari. Ok, andiamo avanti. Quindi chiamiamoli complottari che facciamo contenti tutti. I complottari crescono come funghi proprio perché non c'è un'educazione a capire qual è l'informazione corretta. E mi ci metto in mezzo. Io sull'argomento calcio femminile, ragazza trans, cioè non lo so, non so nulla. Spero che qualcuno arrivi a indicarmi la retta via, farmi capire quali studi prendere in considerazione, come interpretarli, insomma... qualcuno competente. Lo so che sta puntata non ha contenuto ed è strano da dire, ma una roba che mi è successa e mi è venuto tutto questo pensiero incredibile qui, che ora come ora non so bene cosa io voglio. Cioè, allora, io di solito strutturo le puntate in tre grandi fasi. Quello che è successo prima, la cosa di cui voglio parlare e poi le mie opinioni su un'ipotetica soluzione. In questo caso non è successo nulla, se non questa cosa a me l'altro giorno, però non so neanche cosa fare. Cioè, cosa... come fermi questa roba qua? Perché c'è davvero da fermarlo? La pluralità di opinioni è importante. Non lo so, mi è successa questa cosa l'altro giorno. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti su YouTube e non su Spreaker, che quelli non li leggo mai. Se vi fosse piaciuta questa puntata vi invito a condividerla con gli effetti dalla Dunning-Kruger e nel caso contrario, bah, niente, fate come volete, mettete anche un non mi piace, lo capisco e va bene così. Se invece hai messo già mi piace, allora niente può esimerti dal seguirmi su Telegram e su Instagram, dove lì metto le cose anche in anteprima, perché comunque anticipare mi mette in hype anche a me. Quindi, dopo tutta questa manfrina, ti saluto, ti auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.